Scopriamo insieme come fare dei villager coraggiosi che proteggono da soli il proprio villaggio. Conico One Block, i saluti a fine video. Allora, come rendere i nostri villager coraggiosi? Ok, qua abbiamo diversi golem, uno normale e uno con la scritta IG underscore invisibile. E questo invece è il nostro villager coraggioso. Anche questo è il nostro villager coraggioso. Questo chissà che cos'è? Niente, è una semplice gallina. Allora, abbiamo due semplici catene di command block per rendere coraggioso il nostro villager. Andiamo a vederle. Allora, veramente semplici. La prima sequenza di command block. Le attiveremo ovviamente con dei blocchi di pietra rossa. Il primo è di tipo ripetizione incondizionale, necessita di pietra rossa. L'attiveremo con il blocco. Cosa va a fare? Si va a mettere nell'entità, nei panni dell'entità chicken, il pollo, il cui nome sarà spawn underscore igv. Noi andremo a creare un pollo che si chiamerà spawn underscore igv. Igv sta per iron, golem e villager. E genererà, un iron golem il cui nome avrà un tag ig underscore invisibile. Poi abbiamo un comando tipo catena condizionale sempre attivo. Quando avremo un'entità che si chiama spawn underscore igv di tipo pollo, oltre a generare l'iron golem invisibile, andrà a generare un villager il cui nome avrà un tag, diciamo, villager underscore coraggioso. Ok? Ultimo comando della sequenza, catena condizionale sempre attiva. Andiamo a teletrasportare la nostra entità, cui nome spawn underscore igv, sotto di meno 250, cioè l'andremo a portare sotto la bedrock e così muore. Andiamo a vedere adesso le altre sequenze. L'altra sequenza di command block, un po' più lunga, inizia con un comando di tipo ripetizione incondizionale e pietra rossa. Lo attiveremo con il blocco di pietra rossa. Cosa va a fare? Si mette nei panni dell'entità IG underscore invisibile, l'iron golem invisibile, e andrà a teletrasportare verso di lui, che cosa? Il villager coraggioso. Ne prenderà soltanto uno. C uguale 1 significa prendi soltanto un villager coraggioso che è nel raggio di 2 rispetto all'iron golem, se lo teletrasporterà vicino. Quindi l'iron golem e il villager coraggioso cammineranno insieme. E lui è l'Iron Golem che si sposta seguendo il villager. Poi, secondo comando, catena incondizionale sempre attivo. Qua adesso l'ho volontariamente errato perché qua dovrebbe essere true. Io adesso l'ho messo di perché così vedremo che il nostro Iron Golem, che vorremmo far diventare invisibile, come test lo renderemo visibile, quindi vedremo cosa succede quando attiveremo il tutto. Poi andremo a correggere. Comunque, l'obiettivo qui è rendere invisibile il nostro Iron Golem. Terzo comando, catena incondizionale sempre attivo. Ci mettiamo nei panni del nostro Iron Golem invisibile e lui applicherà un effetto di tipo Fatal Poison di un secondo potenza 255 true, così diciamo fa vedere i nasconde le particelle dell'effetto. A chi è che non applica questa cosa? Ai villager, all'Iron Golem e al giocatore. E applicherà invece tutto il resto ad un soltanto entità nel raggio di 2. Quindi se ci sarà per esempio un husk, uno zombie, lo andremo a vedere. Comunque a quell'entità andrà a applicare l'effetto di Fatal Poison. Poi facciamo ricordare al nostro Iron Golem che è di tipo, diciamo, gli generiamo un evento, forziamo l'evento From Villager, così lui si ricorda di proteggere i nostri villager. E questo era comando catena incondizionale sempre attivo. Ultimo comando, catena incondizionale sempre attivo. Andiamo a, diciamo, rendere resistente il nostro villager, tant'è che gli applichiamo l'effetto di resistance 1255 underscore true. Ora andiamo a attivare il tutto 1 e 2 e come vedi, questo
Iron Golem sta seguendo il nostro villager esattamente anche qua. Insomma, questo non si chiama IG underscore invisibile, infatti se ne va per conto suo. Ora andiamo a generare qualche entità cattiva. Accedo all'inventario, mi vado a prendere un ask per esempio, ok, l'uovo di ask, e lo genero qua all'interno. Ok, l'Iron Golem se ne accorge, ok, e inizia questa battaglia furiosa. Ok, qua c'è l'altro Iron Golem che leggermente dove l'ha mandato in cielo, leggermente più forte. Ok, porca miseria, via, ciao. Ecco, ok. Ora nascondiamo, rendiamo invisibili. Ok, eccoli qua, i due Iron Golem. Ok, e vediamo che sarebbe proprio il nostro villager a distruggere il Lask. Come facciamo a generare il tutto? Apriamo questa cassa insieme. Allora, andiamo a prendere questa cassa, uovo di pollo, dobbiamo andarlo a rinominare spawn underscore igv, o come meglio chiedere, credi, l'importante è poi chiamarlo opportunamente nei tuoi comandi. Allora io chiamo spawn underscore iron golem e villager igv, ok? Detto questo, questa sequenza è attiva. Quando noi creiamo questo, ok, il nostro pollo è andato 250 blocchi in giù. Abbiamo creato un villager, un Iron Golem. Adesso fa proprio compagnia a questo villager. Tant'è che se mettiamo un ask, ok, i nostri villager si arrabbiano. Un'altra modifica che potresti fare, potresti prevedere, io non la farei, è questa di rimuovere eventualmente il type player. Che succede? Che succede? Che se noi in questo caso andiamo a disattivare e riattivare il tutto, ci mettessimo in modalità sopravvivenza, game mode S, ok, i nostri villager, ok, se li avviciniamo sono, come si dice, pericolosi, ma non solo, ma se li picchiamo, ok, si arrabbiano decisamente. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock gratuite su Venezia e su Pitagora, e trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord e al nostro server Minecraft, che è sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi, se non già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Qualcuno ha cominciato anche a caricare le proprie creazioni che, come vedi, condivido con piacere. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine, dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Franci Pro, Dark Lore, Dario 07 e Memoso dal server Discord, che mi hanno chiesto di essere salutati, e lo sto facendo in questo momento. Ciao!